Ed eccoci alla seconda finale della 11ª edizione del Super Bowl di Genova, il motocross indoor, ormai tradizionale appuntamento invernale con il motocross al coperto, quinta prova del trofeo Rodil, ormai quindi consacrato come una tappa di un circuito mondiale, ma vediamo subito quali sono i protagonisti di questa finale di 20 giri del circuito realizzato all'interno del Palazzo della Fiera di Genova, circuito che verrà percorso al contrario di quanto è stato fatto rispetto a quanto è stato fatto sabato nella prima finale. Partecipano alla seconda finale, la finale del secondo giorno di gare, con il numero uno Alex Puzzar, il campione del mondo della 250, pilota italiano che si era ferito 20 giorni fa in Giappone, sembrava che dovesse star fermo per 2 mesi con una brutta ferita al braccio, praticamente una parte del muscolo era stata asportata, e invece Alex Puzzar, eccolo inquadrato con il numero uno dopo un timido affacciarsi di sabato sera, cui è seguito un ritiro, è riuscito a qualificarsi per la finalissima in questa seconda giornata. È il numero uno del cross italiano che si confronta con i migliori partecipanti stranieri. Con il numero tre, eccolo inquadrato di spalle, il fuoriclasse francese Jean-Michel Bail, secondo in semifinale, ma ricordiamo che è stato 2 volte campione del mondo e secondo nel super motocross statunitense. Con il numero 8 un altro protagonista, 2 volte campione del mondo, John Van de Berg, che si è piazzato terzo in semifinale. Prende il via in questa finalissima anche un nome nuovo californiano, Mike Fisher, con il numero 24, quindi con il numero 9 Mickey Diamond, altro statunitense. Nello scorso anno si piazzò al secondo posto nel Super Bowl di Genova, l'anno prossimo probabilmente disputerà il campionato del mondo in Europa. Con il numero 10 Pekka Vekonen, campione del mondo dell'85, quindi con il numero 12 Stefan Evers, giovanissimo, 18 anni, quindi Ismo Vekonen. Con il numero 13, con il numero 15 il 22enne olandese Pedro Drachter, con il numero 16 un altro pilota statunitense che ha disputato una stagione con i colori italiani, con licenza italiana Bader Manny, quindi Michele Monti con il numero 20, Vincenzo Bosi con il numero 22, giovanissimo bresciano 17enne Alessio Chiodi con il numero 34 e lo statunitense William Surratt con il numero 36. In gara questi piloti con moto di 250 centimetri cubi, Alex Puzzar in sella alla Suzuki, Bail in sella alla Honda, Mike Fisher con la KTM, Larry Ward con la Suzuki come John Van de Berg. Quindi le due Yamaha di Mickey Diamond e Pekka Vekonen, l'altra Yamaha di, la Suzuki di Ismo Vekonen con l'altra Suzuki di Stefan Evers. Suzuki anche per Pedro Drachter, KTM per Bader Manny, Michele Monti con una Honda, Vincenzo Bosi con una Kawasaki, Chiodi con la KTM, William Surratt con la Honda. Attenzione al numero 1, 15 secondi al via, esposti da Gualdani. 20 giri del percorso del Super Bowl di Genova, 5 secondi al via, seguiamo la partenza di Alex Puzzar. Alex Puzzar è nel gruppone, curva destra molto difficile con Mickey Diamond in prima posizione, con Jean-Michel Bail che gliela soffia immediatamente, si porta al comando. Tanto c'è una caduta, quella del giovanissimo Stefan Evers con la Suzuki numero 12, uno dei favoriti questa finalissima. Vediamo se riesce a ripartire. No, si è storto il manubrio, si è sfilato il comando del gas e quindi non può riprendere. Vediamo
Eccolo Stefan Evers che quindi è fuori gara. Jean-Michel Bail, dopo essere stato il dominatore nella prima giornata del Super Bowl, vincendo la finalissima davanti a Stefan Evers, Larry Ward, Mike Fisher, Pekka Vekonen e Pedro Drachter, si propone ora come dominatore anche della seconda, ma c'è Mickey Diamond, il pilota riscoperto dall'importatore italiano della Yamaha e che probabilmente l'anno prossimo gareggerà nel mondiale con i colori della casa del Diapason, che sta cercando ora di rivendicare i suoi connazionali americani che in terra statunitense sono stati quasi tutti umiliati, ad eccezione di Jeff Stanton, da Jean-Michel Bail, che in questa stagione si è piazzato al secondo posto nel Supercross statunitense. Ecco le posizioni con Mickey Diamond al comando con la Yamaha numero 9, Jean-Michel Bail con la Honda numero 3 in seconda posizione, Larry Ward con la Suzuki numero 7 in terza posizione, quindi con la Suzuki numero 8 Van de Berg in quarta posizione, e Mike Fisher con il numero 4 su KTM, il nuovo pilota statunitense che disputerà il mondiale con la KTM al posto di Trampas Parker, che passerà certamente alla Honda. Trampas Parker purtroppo è stato tra i protagonisti nelle prove di qualificazione ed anche nella giornata di ieri. Si è infortunato nel corso della batteria di qualificazione, ma vediamo che Jean-Michel Bail in questa finalissima deve rendere conto a Mickey Diamond, che allunga notevolmente al comando con 2 secondi abbondanti di vantaggio. A proposito dei rilevamenti cronometrici, faccio presente che per la prima volta è impiegato il rilevamento automatico, ogni motocicletta ha una piccola trasmittente, pertanto non ci sono possibilità d'errore, vedete il rilevamento in tempo reale, con Van de Berg inquadrato in questo momento davanti a Mike Fisher. Al comando Mickey Diamond con il numero 9, quindi Jean-Michel Bail, numero 3, poi Larry Ward con il numero 7, Van de Berg numero 8, eccolo Mickey Diamond, il pilota statunitense che aveva addirittura smesso di gareggiare, invece è stato recuperato e probabilmente nella prossima stagione disputerà il campionato del mondo. E Jean-Michel Bail, che anche nel 91 sarà impegnato a tempo pieno nel campionato americano, dopo aver vinto 2 titoli mondiali, uno nella 125 ed uno nella 250, è emigrato nel ricco scenario crossistico statunitense per rispondere all'invasione americana in Europa, riuscendo a piazzarsi al secondo posto alle spalle di Jeff Stanton. Jeff Stanton impegnato con test della Honda, non partecipa a questa tournée indoor. Intanto vediamo Alex Puzzar in 8ª posizione, ma è preceduto dall'altro italiano migliore di lui in questa finalissima, Michele Monti, che con il numero 20 è in 7ª posizione. Michele Monti, 24enne di Ravenna, è stato uno dei protagonisti della formazione italiana. Eccolo Michele Monti davanti a Alex Puzzar, Alex Puzzar che evidentemente risente della convalescenza terminata anzitempo per onorare il suo impegno con il Super Bowl, Super Bowl che lo ha lanciato nel 1986 quando vinse la seconda manche. Partecipò a quella gara anche Ricky Johnson, che è il grande assente da questa fase degli indoor, ha buoni motivi, assente giustificato. Ricky Johnson si è sposato in questi giorni ed ha cancellato tutti i suoi impegni. La situazione della corsa dopo otto giri, quando siamo nel 9° giro, vede Mickey Diamond al comando con 3 secondi e 9 su Jean-Michel Bail, 5 e 5 su Larry Ward, 12 e 10 su Van de Berg con il numero 8, quindi Mike Fisher a 12 secondi e 8, quindi
Mike Fischer e Van de Berg sono impegnati in un confronto diretto con Pekka Vekonen in sesta posizione a 18 secondi, segue Monti a 23, Surra che ha superato Puzar in ottava posizione. Eccolo Puzar che sta per essere doppiato da Mickey Diamond. Puzar evidentemente soffre per dolori al braccio, onora, si limita ad onorare il suo impegno con il pubblico genovese, il campione del mondo della 250. Ricordiamo che quest'anno Alex Puzar è stato fantastico nella battaglia delle 250, una battaglia che è stata, come in tutte le altre stagioni, la più agguerrita di tutto lo scenario internazionale del motocross e che ha visto Alex Puzar dominare nonostante sia stato effettuato al suo ginocchio un intervento nel corso della stagione, perdendo due gare. Ed eccolo Mickey Diamond con la Yamaha al comando, 24 anni, secondo nel Super Bowl di Genova nel 1989. Ed ecco Jean-Michel Bail, il fuoriclasse francese che si è appena riappacificato con il pubblico francese, che non ha gradito ovviamente lo sgarbo, poiché Bail, dopo aver vinto due titoli mondiali nel campionato mondiale, ha preferito andare a disputare il campionato americano e quindi ha pertanto preso la licenza americana. E lo ricordo ancora una volta, è riuscito a piazzarsi al secondo posto nel supercross statunitense. E Jean-Michel Bail, quando mancano 8 giri alla conclusione, si sta avvicinando a Mickey Diamond. Mickey Diamond evidentemente comincia a risentire della stanchezza e vediamo che il vantaggio, Mike Diamond ha effettuato il suo giro più lento nell'ultimo passaggio, Jean-Michel Bail gli è alle costole, un confronto diretto che ripropone ancora una volta la sfida tra piloti americani ed europei, un pilota americano che verrà a correre nel mondiale alla prossima stagione alle prese con Jean-Michel Bail, pilota francese che invece è andato in America per confrontarsi con i migliori fuoriclasse del motocross statunitense. Ed eccolo Jean-Michel Bail sulle whoops che attacca Mickey Diamond, prende una sbandata ma controlla molto bene la sua onda numero 3. Mickey Diamond con la Yamaha numero 9 cerca di controllare anch'egli la posizione, recupera qualche cosa, ma c'è mezzo secondo ora tra Mickey Diamond e Jean-Michel Bail, mentre purtroppo registriamo che Puzar procede a rilento con invece Michele Monti in ottava posizione, migliore degli italiani. In gara ancora Bosi, Chiodi rispettivamente in tredicesima e quattordicesima posizione. Ed eccolo Mickey Diamond ancora alle prese con Jean-Michel Bail. Bail 21 anni, giovanissimo, quindi ha vinto il suo primo titolo mondiale a 18 anni, a 19 il suo secondo, a 20 la gara, la stagione in America. Eccolo Diamond con alle spalle Jean-Michel Bail, del duello molto serrato, 15 giri percorsi, 5 al termine, ma Jean-Michel Bail sembra pronto a sferrare l'attacco decisivo. Vedremo quanto resisterà Diamond. Jean-Michel Bail ha dimostrato di avere la sua carta migliore nella resistenza alla fatica, soprattutto nelle fasi finali della corsa. Vediamolo molto aggressivo superare all'interno Mickey Diamond e si porta al comando Jean-Michel Bail, che ieri ha vinto davanti a Stefan Evers, il 18enne belga figlio di Harry, quindi davanti a Larry Ward, Mike Fisher, Pekka Vekonen e Pedro Drachter, con Michele Monti anche nella prima giornata eccellente settimo. Ed ecco riproposto in replay il sorpasso a regola d'arte di Jean-Michel Bail ai danni
di Mickey Diamond. Alle loro spalle la situazione vede Larry Ward in terza posizione con 4 secondi e 3 decimi nei confronti di Bahil, quando siamo ora nel 18° giro. Quindi Mike Fisher che transita ora sul traguardo, collocato al centro del salto più spettacolare del circuito provvisorio, ovviamente, del Palazzo della Fiera di Genova, dove stiamo seguendo la seconda finale del Super Bowl edizione 1990. 11ª edizione, 2 giri alla conclusione, con Jean-Michel Bahil con 2 secondi e 330 millesimi di vantaggio su Mickey Diamond. Larry Ward a 5 secondi e 123. Quindi Mike Fisher a 21 secondi, che ha effettuato il suo giro più lento. Abbiamo visto per un attimo con il numero 20 Michele Monti, che occupa la 8ª posizione. Michele Monti in sella alla Honda e quindi di nuovo il miglior italiano in questa seconda finale genovese. Ecco che Bahil doppia Pekka Vekonen, ex campione del mondo, veramente un fuoriclasse di livello assoluto. Jean-Michel Bahil ha tentato di resistergli Mickey Diamond, ed ecco con il numero 7 Larry Ward che occupa la 3ª posizione. Ed eccolo sul traguardo Jean-Michel Bahil davanti a Pekka Vekonen, appena doppiato, quindi in seconda posizione Mickey Diamond, in terza era quasi riuscito a prendere Mickey Diamond Larry Ward, in quarta posizione conclude Mike Fisher, mentre il pubblico invade quando ancora tutti i piloti non sono transitati sul traguardo, alla caccia di guanti, occhiali, un rituale non previsto o quantomeno anticipato rispetto a quello che è avvenuto nel passato. Speriamo che tutto si concluda nel migliore dei modi per quanto riguarda il trofeo Rodil del Valle. Pekka Vekonen, che era venuto a Genova con 50 punti. Ed eccoci alla finale del primo giorno del Super Bowl, ormai tradizionale appuntamento di Genova con il motocross al coperto. Siamo nel Palazzo della Fiera, dove sta per prendere il via la finalissima della 11ª edizione del Super Bowl. In pista li vedete inquadrati con i loro numeri di gara, li vediamo in sequenza con il numero 2 Trampas Parker con la KTM, ex campione del mondo della 125, 23 anni, di Shreveport, americano. Quindi Jeff Bahil numero 3 con la Honda, il 21enne francese immigrato negli Stati Uniti d'America dopo aver conquistato 2 titoli mondiali in Europa, si è piazzato al secondo posto nel supercross statunitense. Quindi il nome nuovo del firmamento americano, Mike Fisher col numero 4, 24 anni, nuovo pilota ufficiale della KTM, forse uno dei prossimi protagonisti del campionato mondiale. Quindi col numero 7 Larry Ward, 20 anni, con la Suzuki. Con il numero 5 l'olandese John Van de Berg, 2 volte campione del mondo, 23 anni, con la Suzuki. Con il numero 9 Mickey Diamond, 24enne, secondo nel Super Bowl di Genova nella passata edizione, probabilmente alla guida di una Yamaha nel prossimo campionato del mondo. Seguono quindi con il 10 Pekka Vekonen, col 12 Stefan Evers, 18 anni, col 13 Ismo Vekonen, con il 15 Petro Draxler, con il 16 Bader Manny, gli italiani, col 20 Monti, col 22 Bosi, col 31 Connelli. 20 giri per questa finalissima, che vede già un piccolo contrattempo alla prima curva.
Vediamo chi è riuscito a prendere il comando, è Jean-Michel Bahil davanti a John Van de Berg. Jean-Michel Bahil con la Honda numero 3 davanti a Van de Berg con la Suzuki numero 8, quindi con il numero 12 il 18enne Stefan Evert con la Suzuki. Vediamo dove si trovano gli italiani, posizioni abbastanza arretrate. Vediamo con il numero 20 in ottava posizione Monti. Al grande salto è stato ultimato il primo giro, queste le posizioni. Jean-Michel Bahil con la Honda numero 3 a comando, eccolo in sovraimpressione. Quindi Van de Berg, Evers, Larry Ward, Bekkonen, Parker, Monti in settima posizione, quindi Fischer, Surratt, Bekkonen, Diamond, Gonnelli, Manni, Draxler e Bozzi. 20 giri per questa finale con Jean-Michel Bahil, il 21enne francese che è diventato protagonista anche del firmamento americano del motocross, invertendo una tendenza che vuole invece i piloti americani emigrare verso l'Europa. E Jean-Michel Bahil ha un vantaggio ormai di 3,5 secondi su Van de Berg. Van de Berg due volte campione del mondo, e di nuovo in pista nella prossima stagione nel campionato mondiale. Foltissimo il pubblico qui al Palazzo della Fiera di Genova, numerosi anche i personaggi, tra i quali Nelson Piquet, che in qualche modo è coinvolto nell'organizzazione di questo Super Bowl. Abbiamo visto anche Fabrizio Pirovano e quindi De Petri, ma soprattutto abbiamo visto Loris Capirossi, il campione del mondo della 125, che ci ha mostrato il suo nuovo casco con un trichecco disegnato, ironizzando sul suo sorriso. Ma torniamo sul motocross, che in questo momento vede questa nuova esibizione di Jean-Michel Bahil. Noterete l'assenza di Alex Puzar, che ha disputato con grande sportività le prime batterie di qualificazione di questa prima giornata di gare. Ma ricordiamo che il 18 novembre a Tokyo Alex Puzar, il campione del mondo della 250 con la Suzuki di Michele Rinaldi, era caduto rovinosamente ferendosi ad un braccio e si era pensato che dovesse star fermo per 2 mesi, invece ha voluto onorare questo appuntamento. Ricordo che nel 1986 Alex Puzar fu il protagonista del Super Bowl di Genova, quando riuscì a vincere la seconda giornata davanti ad Eric Burs e a John Van de Berg, e fu questa la prestazione che lo lanciò nel motocross internazionale, dove poi quest'anno ha coronato, dopo un secondo posto 2 anni fa, il suo sogno di conquistare un titolo mondiale. Ma siamo nel settimo giro di questa finalissima, dicevamo, quindi grande assente Alex Puzar, non ce l'ha fatta col suo braccio dolorante. Ricordiamo che a Tokyo gli è stato addirittura aperto nella caduta un pezzo di muscolo del braccio destro, quindi salutiamo la sua grande sportività nell'aver tentato di partecipare, mentre vediamo Jean-Michel Bahil che ha appena doppiato Gianluca Gonnelli. Jean-Michel Bahil si trova durante l'ottavo giro al comando con 8,5 secondi sul 18enne Stefan Evers, quindi con Larry Ward passato in terza posizione davanti a John Van de Berg, quindi Fischer e Trampas Parker in sesta posizione, chiedo scusa. Eccolo il francese Jean-Michel Bahil, lo ricorderanno gli appassionati italiani quando si impose proprio per la prima volta nel mondiale in Italia sulla pista di Castiglion del Lago, ridotta ad un autentico pantano, quando 3 anni fa
fu l'unico insieme a Puzzar che riusciva a girare su quella pista. Dopodiché vinse il titolo mondiale. L'anno scorso poi disputò il mondiale della 250 che vinse e quest'anno è emigrato negli Stati Uniti d'America con il disappunto del pubblico francese, che però lo ha riaccolto di nuovo quest'anno nelle gare esibizione che si sono disputate dopo la stagione americana. Stagione americana che si è conclusa con la vittoria di Stanton, che purtroppo è uno dei nomi che mancano in questo Super Bowl, ma Stanton è stato costretto dalla sua squadra a effettuare dei test proprio in questi giorni e quindi ha dovuto disertare l'appuntamento bolognese. Non si è avuto quindi questo nuovo duello tra Stanton e Bahil, ma Bahil sta comunque dimostrando la sua straordinaria superiorità. Ma è interessante seguire anche la corsa del giovane Stefan Evers con la Suzuki numero 12, ora è a 11 secondi con Larry Ward con il numero 7 che sta tentando di avvicinarlo, ma è ancora a 18 secondi. Segue poi a 21 secondi questo nome nuovo del cross statunitense, Fisher, con il numero 4 Mike Fisher, che sarà probabilmente il pilota ufficiale, che è il pilota ufficiale della KTM, ma probabilmente lo sarà nel campionato del mondo 1991. Eccolo Stefan Evers, 18 anni, figlio del grande Harry Evers, e si impunta, ma vedete che se la cava lo stesso Stefan Evers con la sua Suzuki. Un altro pilota che è stato inserito di nuovo nello scenario mondiale è Mickey Diamond, che aveva addirittura abbandonato il motocross, è stato invece contattato dall'importatore italiano della Yamaha con la quale potrebbe l'anno prossimo disputare il campionato del mondo. E Mickey Diamond si trova con la sua Yamaha numero 9 ora in sesta posizione davanti a Trampas Parker. Eccolo, purtroppo Diamond è incappato in una caduta su questo bellissimo campo di Genova, della fiera di Genova, dove domani i piloti gareggeranno in senso inverso. La gara potrà essere seguita lunedì pomeriggio su Rai 3 in differita circa le 16. Quindi è una novità inserita questa nel programma, nello schema di gara del Super Bowl, che, lo ripeto, è alla sua 11ª edizione. Ricordiamo i vincitori di questa gara genovese. Nella prima edizione vinse Mauro Miele, il sabato Jobbe la domenica, quindi Corrado Maddì vinse nell'81 il sabato e Steppenwold la domenica. Poi ricordiamo la vittoria di Chandler, pilota sfortunato che ora purtroppo in America gestisce una scuola, ma lo fa da una sedia a rotelle, una scuola di motocross. Ricordiamo ancora la vittoria di Jobbe nell'82 la domenica, quindi la vittoria di Bekkonen nell'83 di Cantalupi la domenica, quindi sabato e domenica per Brock Glover nell'84, 85 Glover e Jeff Ward nell'86, Geburs, e la seconda giornata fu vinta da Alex Puzzar, quindi Ricky Johnson nell'87. Si corse anche di domenica, vinse sia il venerdì, che il sabato che la domenica, quindi nell'88 ancora di nuovo Ricky Johnson sabato e domenica. Nell'89 Johnson vinse al sabato e Kalosh il nome nuovo. Intanto vediamo che c'è un'altra scivolata con il 36, si tratta di Surratt, pilota statunitense, William Surratt. Dicevamo dell'89 che impose all'attenzione il nome di Shaun Kalosh, mentre siamo sempre con questo monologo di Jean-Michel Bahil, che ha un po'
tolto ogni significato di confronto agonistico a questa finalissima con la sua straordinaria superiorità davanti a Stefan Evers, che lo segue a 15 secondi e mezzo, poi a 20 secondi c'è Larry Ward in gara con la Suzuki numero 7, quindi Mike Fisher con la KTM numero 4. Mancano due giri alla conclusione di questa prima finale del Super Bowl di Genova, appuntamento che attira all'interno di questo capace edificio una notevole massa di giovani appassionati della Liguria ma anche dalle altre parti d'Italia, che ormai da 11 anni considerano il Super Bowl di Genova un appuntamento di riferimento. Ed ecco che a due giri dalla conclusione Jean-Michel Bahil si dedica più al suo talento spettacolare che al problema di dover combattere con un compagno. Non ha intenzione Jean-Michel Bahil di tornare a gareggiare nel campionato del mondo in Europa. Per il campionato del mondo solamente due o tre gran premi si svolgono al di fuori dell'Europa, uno negli Stati Uniti, uno per classe e uno nel continente sudamericano. Ed ecco Jean-Michel Bahil che affronta il suo ultimo giro con la sua Honda numero 3 davanti a Stefan Evers. Vedete, si lascia anche andare a qualche saluto davanti a Stefan Evers, che ora ha 18 secondi, quindi Larry Ward che ancora deve passare sul traguardo, è passato in questo momento sul traguardo con 27 secondi, quindi mezzo giro, e raggiungerà il traguardo Bahil quando, eccolo che taglia il traguardo, quando solo altri quattro piloti lo hanno già fatto. Si tratta di Stefan Evers che raggiungerà lo spettacolare salto d'arrivo fra poco. Eccolo Stefan Evers, secondo classificato con la Suzuki, il 18enne figlio di Harry. Ed ecco Larry Ward, terzo classificato con la sua Suzuki, con il numero 20. Intanto abbiamo visto per un attimo Michele Monti che ha, possiamo dire, rubato l'inquadratura al regista Goti, saltando insieme a Larry Ward. Al quarto posto si classifica Mike Fisher, quindi Pekka Vekonen, altro ex campione del mondo, Pedro Drachter in sesta posizione, quindi Michele Monti che sta parlando ora con Larry Ward. Pertanto si chiude qua questa prima finale del Super Bowl di Genova, mentre il pubblico invade festosamente il percorso di gara. Diamo appuntamento agli appassionati di motocross per lunedì pomeriggio su Rai 3, mentre ricordiamo che il prossimo weekend sarà invece dominato dal confronto USA-Europa al Motor Show di Bologna. Da Federico Urban un cordiale saluto agli appassionati, buonanotte.